Avete mai avuto quelle frasi, tipo, non so se sto registrando, sì, sto registrando, si capisce mai questo cazzo di hai. Non avete mai avuto quelle frasi che una volta che le avete lette avete detto, no, ma è una cosa geniale, è pazzesca sta cosa. Come mai non ci avevo mai pensato? È un concetto interessantissimo. Bene, a proposito di ciò, tipo, una delle frasi che più mi risalta e mi risuona nel cervello ogni cazzo di volta è questa qui di Reid Hoffman, che è uno dei cofondatori di LinkedIn, che sostanzialmente diceva che se quando lanci il tuo prodotto è perfetto, significa che l'hai lanciato troppo tardi. Voglio dire che ci sta. Vabbè, saltizio, sta pure. Ragazzi, tutto questo sono tipo le 7 di mattina a Londra. È buio fuori, sembra tipo le 3 di notte. Vabbè, comunque, è pazzesco quanto ogni volta che dobbiamo fare qualcosa tendiamo a volerla fare sempre in maniera perfetta e di conseguenza perdere, tra virgolette, tempo a renderla sempre migliore, sempre migliore, sempre migliore, senza mai farla vedere a nessuno, senza mai esporci realmente. YouTube, ad esempio, se vedete il mio canale, fa schifo, cioè, ma fa veramente cacare, una schifezza allucinante a livello di tutto. Però, intanto uno lo fa, si automigliora col tempo. E un'altra cosa pazzesca è tipo leggendo un libro che si chiama Lo spirito Toyota, parla di come cazzo la Toyota abbia fatto a diventare una delle top case automobilistiche, ho detto bene, al mondo, partendo da che stava fallendo e partendo dall'ultima ed è diventata una delle top 3. E uno dei concetti fondamentali era la flessibilità e l'automiglioramento lento e costante. Ed è pazzesca questa cosa. Quindi se uniamo che è importante esporsi e poi mettiamo automiglioramento lento e costante, potrebbe essere un mix interessante. E molti diranno, sì, ma qui non stai migliorando nemmeno di un cazzo. Giusto, giusto. No, non è vero. Tipo ad esempio, tante cose che sto notando, che piano piano, sentendo anche le registrazioni che faccio, sto migliorando l'audizione di come parlo, che tipo prima parlavo con la zeppola in bocca e non sono in grado di parlare, devo imparare. Poi, ragazzi, c'è, cioè, chi è che non lo conosce? Questo è un genio, è un genio. Cioè, c'ha un'azienda gigantesca a New York che fa turismo, bla bla bla, ed è super famoso con delle cazzate allucinanti. Cioè, questo è un genio e vi sembra perfetto. Però intanto lo fa e c'è un sacco di gente che lo segue. Però il più piaciuto io. La cosa che mi affascina ancora di più, mi piace semplicemente condividere le cazzate che faccio ogni giorno, che sono veramente interessanti dal mio punto di vista. Ciao, ragazzi, video spunto, quindi se si aspetta troppo, un po' tardi e automiglioramento costante. Buongiorno, ciao.